Immergersi nella Versasca o in un altro fiume è un'esperienza magica. Puoi vedere formazioni rocciose formate dall'acqua smeralda. Le immersioni nei fiumi svizzeri vanno preparate meticolosamente. Per alcuni siti devi fare una drift dive. Per queste immersioni si applicano le regole generali per le immersioni. Ti mostriamo all'esempio della Versasca come devi preparare un'immersione in un fiume a carattere torrentizio e a cosa devi badare. I fiumi a carattere torrentizio, quali la Versasca e la Maggia, sono alimentati da una rete capillare di affluenti. Questi affluenti possono immettere moltissima acqua dovuto a temporali e allo scioglimento delle nevi. Per tale motivo, prima di immergersi, bisogna assolutamente prestare attenzione alla portata dell'acqua, alla meteorologia e soprattutto prendere informazioni sulla gente del luogo. Ricordiamo che ogni temporale può cambiare la conformazione del fiume e portare detriti quali alberi e tronchi. Nei torrenti Versasca e Maggia usa solo un primo stadio e un erogatore. Piazza solo le corde assolutamente necessarie a seconda del sito di immersione e della situazione. Usa preferibilmente una muta umida e 2-5 kg di zavorra in più. Immergiti con una monobombola. Adotta una configurazione la più idrodinamica possibile. Nei torrenti Versasca e Maggia è importante segnalare il luogo a monte, il punto d'uscita della pozza, con sacchetti di un colore ben visibile sul fondo. Usa corde per l'alpinismo e posizionale in modo obliquo nei punti con la minor corrente e nei pressi dell'entrata e dell'uscita. Prima dell'immersione è giusto fare una lettura corretta del fiume, quindi valutare la portata dell'acqua, vedere a valle se ci sono correnti, ma anche a monte che non si venga trascinati sotto. Come misura di sicurezza, a valle viene posato una corda in superficie con dei sacchetti che indicano l'uscita e il termine dell'immersione. Importantissimo è fare l'immersione sempre controcorrente per poi tornare indietro con la corrente quando si è più affaticati, così che ci siano energie per poter uscire tranquillamente. Ti consigliamo di frequentare un corso per le immersioni nei fiumi prima della tua prima immersione in un fiume o torrente. Per le immersioni nei fiumi o torrenti, tieni conto di questi tre punti. Primo, nei torrenti usa corde di superficie e sacchetti di colore ben visibile. Secondo, informati bene sulle condizioni meteo e sulla portata dell'acqua. Terzo, immergiti sempre con un compagno di immersione e fai sempre il controllo pre-immersione. Ricevi maggiori informazioni in ogni negozio SUP oppure presso le seguenti organizzazioni: Commissione Acque Sicure, FSSS, SUMS o LUPI. Buone bolle!